Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video random. Non so assolutamente cosa stia succedendo. Sono appena uscito fuori dalla fabbrica di soldi contraffatti che ho qua sulla spiaggia. Esattamente qua fuori c'era questa bellissima limousine ad aspettarmi. Ragazzi, non potevo non salirci, quindi ci sono salito immediatamente su. E però non so sinceramente dove stia andando, cosa stia succedendo. Olè! Subito un jet pronto ad attaccarci. Adesso lo tiriamo giù noi, raga. Adesso lo tiriamo giù noi. Appena fa un'altra passata di qua, quel jet lì. Intanto per andare anche in prima persona, vi faccio vedere la mia bellissima limousine. Ho tirato giù i finestrini perché così c'è un po' più d'aria. Intanto passano attraverso le macchine nella limousine, ma siamo su GTA, ragazzi, è tutto lecito. Perfetto, altre due novità ci sono. Commissioni del clav, affari in fumo, c'è questo qua, assolutamente. Esci dalla clubhouse, scassina la cassaforte, porta il denaro al punto di consegna. Let's go! Avanti! Ma chi l'è questo che mi rompe le scatole? Nel frattempo vi vorrei far notare che Beastard si sposta. Tutta la sessione si sta spostando. O meglio, tutta, ragazzi, però i membri della mia crew e i membri dell'MC, del mio motor club, si stanno spostando. Lui si sta spostando. Tutta sta gente qua si sta spostando. Questo si sta spostando. Questo idem. In più poi qua c'è gente che si frantuma tra motor club e motor club. Però ho creato il panico. Dai, avanti così. Guida più veloce della luce, che devo andare a fare sta roba. Mancano 26 minuti. Ci sono già i membri del mio motor club lì pronti che vanno a far tutto. Io invece devo sempre prendere passaggi io da gente assurda. Guardate gente che mi sto portando dietro. Incredibile. Io ragazzi spero che questi video vi piacciono così a caso proprio. Alleluia, siamo arrivati. Cavolo siete, avete già arato chiunque? Eccola qua la cassaforte. Eccola qua la mia bella cassafortina. Vibrazioni forti. Oh. Ok, ho fatto. Però poi mi muovo. Ok, una l'ho fatta. Poi occhio, occhio. Ok, l'altra. Giriamo in senso dall'altra. C'è anche scritto. Dovrei iniziare da capo. E andiamo! Scassinatore! Sì, ma è vuota. Raccogli il denaro. Okay. Ho raccolto il denaro, raga. Ho raccolto i big money! E poi, come al solito, c'è la gente che deve rompere le scatole in sessione, ragazzi, ma ormai qua ci ho fatto il callo della gente che rompe soltanto. Ok, belli aggressivi, raga. Mi piace così. Questa tattica molto aggressiva. Perfetto! Forse ce l'ho fatta. Scusa. Ci sei messo davanti. Occio, via! Abbiamo preso tutto il denaro? Ok. Alleluia, oh. Alleluia. Dai, raga. Il mio MC Motor Club. Io ho rubato una Karin Rebel. Vai, raga, avanti. Vedo soldi ovunque. Rosa, viola. Quindi questo vuol dire che l'hanno preso i miei membri del Motor Club, immagino. Ed eccoci qua. Finalmente arrivano un po' i pezzi grossi qua del mio, della mia crew, che vengono in salvo con me, perché sennò ci sono qua i BM che rompono le scatole a non finire. È una cosa incredibile, raga. È una cosa incredibile. Si divertono con poco e vabbè. Andiamo avanti così. 1 chilometro e 40. E poi denaro consegnato. Manca l'ultimo
mio blocco di soldi. E poi anche questa cosa qui l'abbiamo fatta, alla faccia di tutti quelli che si sono divertiti in giro qua a intromettersi inutilmente, perché contro Beastar dei membri e il suo motor club non possono assolutamente nulla. Andiamo avanti così. Oh là, cosa devo fare? Devo scendere anche. Aia, la vedo male. Non è manco riuscito a uccidermi, cioè. Rendetevi conto, abbiamo consegnato la borsa dei soldi. Cioè, non è nemmeno riuscito a uccidermi così. Ah, ma c'è ancora una borsa di soldi! Dove? Ah, lì ce l'ha il mio compagno di squadra. Vai ragazzi, andatela a prendere, io vi aspetto qua. Perché tanto la gente rompe solo le scatole a Beastar, da voi non vi fa assolutamente nulla. Se vi chiamate Beastar in pubblica è finita per voi, Vara. Tutti qua pronti a romperti le scatole dalla mattina alla sera. Ogni tanto qualcuno di gentile e che non rompe le scatole in sessione lo trovo. Si sono fatti la macchina come la mia, quindi raga, grazie mille per il passaggio. Fatemi controllare un po'. Sì, dai, stanno andando là in direzione. Eh sì che ci spara questo. E ci spara alla grande anche. Peccato che qua si possano lanciare altre cose. Guardate, gente che sta rincorrendo i miei soldi. Ragazzi, non c'è più nessuno nella sessione, a parte questi qua che magari non sanno nemmeno cosa stia succedendo. Cioè, tutta la sessione è qua. Gente che rincorre i soldi. Gente che vuole ammazzare Beastar. C'è, non so, il delirio universale. Avanti, avanti. Sì, ma questo qui va proprio sulla strada. Ma taglia, cavolo. Avanti, che andiamo a sistemare tutti quanti i big money qua, belli al sicuro. Attenzione, attenzione. La meta è lì, la meta è lì. Attenzione. Si fermano. Vediamo se riescono a concludere. No, morti. Perché qua c'è la gente appostata, li vedete? Dai raga, andiamo. Dove cavolo è andato questo? Ma come cavolo? No! I miei soldi! Vai, 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 prendili, prendili, prendili! Via, 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 via! E Beastar ha portato 3 borse di soldi più 23 big money. Andiamo avanti così. Fatemi scappare da qui, che qua lanciano RPG. Ok. La macchina è esplosa e Beastar rip. Tra 2 secondi Beastar muore. Ok. Adesso puoi pagarti le birre. Sì, offro le birre a tutti, raga. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Commentate, condividete. Io mi nascondo qua perché così nessuno mi riconosce, nessuno sa dove cavolo possa essere. Lasciate tantissimi pollici in su, commentate, condividete. Qua da Beastar è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.